dagli 830 di 3 anni fa, poi siamo stati fermi per Covid, ai 930. Abbiamo preso praticamente tutto il centro storico, speriamo che nessuno, come dire, abbia da ridire, ma questa nostra iniziativa ha veramente valicato i confini anche oltreoceano, perché tanti migranti hanno avuto il piacere di diffondere i filmati di quella sera, e spero che in questa occasione ce ne sarà anche di più. Due parole sul funzionamento della manifestazione, come si svolgerà, come si dovranno organizzare i partecipanti. Beh, diciamo subito che dalle 15 alle 18 faremo entrare con le auto tutti quelli che porteranno tavoli e sedie, l'abbandoneranno all'organizzazione e se ne potranno andare. Dalle 18 alle 20 sarà chiusa al traffico e quindi porteranno poi i cittadini le vettovaglie, le cibarie eccetera eccetera presso i tavoli. Alle 20:30 in punto si partirà, nessuno potrà toccare un bottone prima di quell'ora. Un'ultima cosa, un premio per la tavolata più bella. Sì, ci sarà un trofeo, una coppa e una targa. Andranno la targa e la coppa piccolina a chi a nostro giudizio avrà fatto la tavola più bella, e poi ci sarà il trofeo che si conserva per un anno e poi si restituisce, perché poi definitivamente andrà chi lo vincerà per 3 volte. Quindi sarà veramente un'iniziativa spettacolare, insieme anche ai concorsi foto, video e tanto altro ancora.